Avvio. Eccoci qua, ciao a tutti. Sono ciao Massimo. Paola Fendoni, ipnologa, scrittrice con il libro Andate e Ritorno, e poi youtuber, canale YouTube Paola Fendoni, oltre al Potere del Tempo, sono tanti video che ormai sta pubblicando su narcisisti, ipnosi, insomma, autoipnosi, cose di questo genere, interviste, eccetera. E iscrivetevi, il link è in descrizione. E chi volesse contattarla, diamo tutte le info subito, così paolafendi@gmail.com, giusto? Giusto, e poi, esatto, poi c'è una novità, bene. Praticamente la prima settimana di maggio sarò nuovamente a Genova. Sì? Perché c'è l'inaugurazione di un'altra sede di Wall of Dolls, perciò mi è stato chiesto di ritornare, di tenere praticamente un attimino un po' un mini corso proprio per spiegare quali che sono i segnali per riconoscere quello che è un narcisista e per avere la possibilità, chi vuole acquistare il mio libro in diretta con la mia firma e con la mia dedica, può acquistarlo direttamente da me. Ah, bene, bene, sono contento. Sempre con Barbara Bavasto, che saluto. Sì. Bene, bene, sono contento. Bene, allora, invece oggi parliamo del destino del narcisista. Sì, esatto, quale sarà il destino? Tutte mi chiedono, ma prima o poi la pagherà sto essere inutile, sto essere insulso? E sì che la pagherà, perché comunque sicuramente quello che vi posso dire è che non sarà un destino felice. Da alcune persone che io ho avuto notizie, che hanno avuto esperienze dirette, e anche tra familiari, vi dico che il suo destino non sarà felice. Perché? Perché in primis la bellezza fisica sappiamo tutti che non è eterna, a meno questo che abbia tanti soldini e possa andare a fare il corso di un chirurgo estetico, anche lui si ritroverà a invecchiare. E logicamente, superata una certa età, se non ha adotti anche l'intelligenza, quella ci sono quelle intelligenze e quelli non, ma ci sono anche quelli che di intelligenza proprio scarsa e di bellezza interiore, di fascino e tutto quanto decade. Perciò, se non hai l'intelligenza, il fascino, la bellezza interiore e tutto questo decade, sei proprio messo un po' malino. E dato che il narcisista è incapace di provare sentimenti, perché ormai questo è stato detto, ridetto e straridetto, sarà condannato a cosa? Alla solitudine, anche se circondato da altre persone. Ma perché sarà condannato alla solitudine? Perché si sentirà sempre alla ricerca di qualcos'altro che non troverà mai, perché non si sentirà mai completo e realizzato, e quindi sarà condannato alla infelicità. Pensa che bello. Cioè, mi viene in mente quella canzone di Andrea legata alle donne, proprio, cioè, tu che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà tutti, e ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e brutti. Ecco. Quindi l'invecchiamento del narcisista quindi non è positivo. Assolutamente, e della narcisista uguale, ok? Perché logicamente per questi esseri, o dai, per il narciso, la narcisa, dico sempre la solitudine è intollerabile. E siccome ha quel vuoto affettivo che ha vissuto nell'infanzia e che comunque cerca di colmare attraverso le attenzioni del partner, degli amici, dei figli, dei familiari, eccetera, quando non ha più chi gli rifornisce approvvigionamento, logicamente che cosa fa? Vive un enorme vuoto interiore. E questo fa sì che lui cerchi più persone che glielo possono garantire. Ma nel caso in cui si rimanga senza trovare ciò, cosa troverà? Troverà altri modi per colmare quel vuoto. Ad esempio, cosa? Cosa fanno? Usano droghe, farmaci, cibo, alcol, pur di non sentirsi questo vuoto interiore. Perciò non è che avrà sicuramente, adesso non sto dicendo che magari tutti avranno questa fine, però la maggior parte dei narcisisti sì, perché col passare del tempo cosa succede? Succede che perderà tantissime persone che erano state disposte a fare di tutto per lui, le sue donne, i familiari, li perderà per cosa? Per il male che ha fatto loro.
perché logicamente lui, sentendosi al di sopra di tutto, perché io sono Dio, io sono l'Unissa, tutto, che so tutto e so fare tutto, si sentirà comunque solo e sarà solo. Sarà solo l'unico modo che pagherà, anzi paga già tutti i giorni della sua vita. Il male che fa e che non riesce ad esprimere e elaborare comunque le emozioni negative, per esempio il suo odio, il suo rancore, l'invidia, perché lui è sempre insoddisfatto, infelice, e tutte le sue emozioni dipendono dagli altri. Perciò nel diventare vecchio cosa succede? Pagherà ancora di più, perché si ritroverà solo. Comunque non sarà in grado di trovarsi altre fonti di approvvigionamento e sarà come vivere all'inferno, perché la sua vita era una perenne recita, è sempre stata una recita, e quando non è più con gli altri, ma è solo con se stesso, la modalità abusiva, che era diversa agli altri, si dirige verso il suo interno e lo tortura. E anche per questo non può stare da solo, perché altrimenti si tortura, diventa come un essere indemoniato. Perciò, quindi il narcisista non sa stare da solo. Non sa stare da solo, assolutamente no. Perciò le ragazze che mi chiedono se soffrirà mai questo essere insulto, dico soffrirà, starà male, e di conseguenza sicuramente, almeno diciamo che forse un pochino più di respiro ce lo possiamo trovare. Io sento già tante ragazze che mi scrivono, il mio è già solo, già si vede che è un essere così che sta vagando nel buio, però io dico sempre attenzione, perché loro sono molto bravi a farsi vedere poverini. Io sto parlando di un narcisista quando diventa vecchio, quando le sue doti, come dice lui, dell'arte dell'amatore, che poi la maggior parte dei narcisisti sono, no, non sono nemmeno etero, sono comunque bisessuali, sono più portati verso quello che è una sessualità contorta che quella di una sessualità normale. Perciò sono più che, io penso che la maggior parte siano comunque gay, che non trovano giovamento in quella che è la situazione. Non parlo della mia, tra virgolette, situazione che ho vissuto io, perché dovrei dire cose un pochino troppo e chi mi conosce poi sappia affibbiarle, perciò rimango al di fuori da questa cosa. Però, come ti ripeto, quando diventa vecchio, il suo essere grandioso si perde anche per lui. Perciò, insomma, se uno era attirato per il suo speranza, cosa? Speranza narcisista è avere soldi, perché se ha soldi magari anche vecchio riesce a se ha soldi, ad attrarre. Come ho detto, lui sia il narciso che la narcisa ricorrono comunque al chirurgo estetico. Possiamo, se diventa impotente, possono ricorrere alla classica pillolina blu, però diciamo che a un certo punto, se economicamente non è il top, perché comunque non ha soldi, comincia a perdere le amicizie e si ritrova da solo, la sua situazione diventa veramente un incubo. Perché? Perché la solitudine per lui è morte, perché se non c'è nessuno che lo dà approvvigionamento è morte. Cioè, lo sappiamo benissimo che bisogna essere ai piedi di un narcisista per metterlo sul piedistallo, e tu devi essere ai suoi piedi a elogiarlo, e di conseguenza non penso che la sua vita sia un'eterna fioritura con tutte le donnine al suo fianco o tutte le persone vicino a lui. Si ritroverà comunque solo a pagare il male che ha fatto. Poi logicamente sappiamo che non elaborando, comunque narcisista con molti soldi, per cui si può pagare la compagnia, diciamo, a quel punto lì. Però comunque puoi pagarti anche la compagnia, ma rimani comunque una persona vuota, e puoi avere, io dico sempre, che come quei bambini straviziati, perché lui è così, che ha 100 giochi e a un certo punto questi 100 giochi non gli interessano più, non gli passano mai, perdono di valore. Perciò, e sappiamo bene che quando si ha tutto, alla fine si cerca sempre un qualcosa in più. Perciò puoi avere quello che vuoi, ma ti mancherà sempre quello che desideri. Perciò sarai eternamente infelice, e lui è comunque un essere infelice, perché un essere che si porta il vuoto interiore della sua infanzia,
si porta comunque dentro di sé l'odio, il rancore, l'invidia, che non ha comunque elaborato, perché non ha voluto elaborare, perché, non, perché se lui si vede perfetto non elabora. Infatti tante persone mi dicono, ma riesce a capire il male che fa, perché quando lo vedo mi fa pena. No, lui non ha il male che fa, ci gode. Io dico sempre, attenzione ragazzi, questi esseri godono nel farvi del male, godono nel vedervi soffrire, perciò non devono nemmeno farvi pena, è loro, te lo sei cercato, ti è arrivato, ti sta bene. Cioè, soprattutto il narcisista maligno, quelli che... Sì, il cover, il narcisista cover maligno è il peggiore in assoluto, quello che ti fa la vittima. Il vittimismo, sì, quello che sì, praticamente sì, è quello che trova tutte le donne che sono stronze, che lo trattano male, che l'hanno tradito, quello che comunque odia tutto e tutti, è naturale, che è il peggiore, che trova ogni modo per farsi poverino e poi alla fine ti distrugge, perché è quello il pessimo in tutti i modi, quello che gode proprio. Il ghigno che ha, uscirà sì, sì, un sì. video che parla proprio del ghigno del narcisista, che comunque è una cosa odiosa, perché te ne rendi conto che loro, quando ti vedono a pezzi, loro sono felici. L'ho visto più volte, quel ghigno sulla faccia. Cosa? Io cerco di farlo, questo. Sì, ma il tuo non è così. Ti assicuro che nel loro c'è proprio la malvagità, la cattiveria. Io sul mio l'ho visto parecchie volte e quando mi ha fatto il casino che mi ha fatto, a parte il linguaggio verbale molto cattivo, molto cruente, c'era il sorrisino dietro di aver detto bene, adesso te la prendi e te la tieni. Senza tutti i titoli che poi ha detto a scopo gratuito, parliamoci chiaro. Perciò quel sorrisino che tu quando lo vedi, la prima cosa che ti viene voglia di fare è quello di andare, avere un mitra e sparare tutto e scaricargli addosso tutte le pallottole del mitra, ma poi alla fine finisci che vai nei casini tu. Io ho il portadarmi, ho evitato appunto di prendere la pistola, anche perché comunque ho un equilibrio ben saldo, però in certi casi, pur avendo un equilibrio ben saldo, se questo ti porta all'estremo, avere una pistola sarebbe comunque pericoloso, perché io non ho nessuna pistola, pur avendo un portadarmi. Ti rovini la vita, insomma. E certo, ma infatti, per quello che dico, che senso ha rovinarci noi la vita per un essere insulso? Facciamo in modo di ritrovare il nostro benessere psicofisico e fare star male lui, perché è l'unico modo che hai per vendicarti, perché tante mi dicono, come posso vendicarmi? Chiamo la sua compagna nuova e glielo dico, ma che cosa te ne frega? Anche se tu la chiami, quella non ti crederà mai. Come non hai creduto tu quando hanno avvertito te? Perché succede anche questo. Io dico, ma provaci pensare. Perché a me avevano avvertito, ma non ho ascoltato. Capisci? Perciò è inutile. Io dico sempre che le vendette fai da te non ti portano da nessuna parte. L'unico modo per vendicarsi è fare i passi giusti, trovare le prove per quello che ti fa, come la scorsa settimana c'è stata la diretta con l'avvocato, logicamente sappiamo tutti che purtroppo la violenza psicologica non è così facile da dimostrare, a meno che subito un trauma, a meno che si riconosce il trauma, uno specialista vi può diagnosticare che avete subito un trauma psicologico e che logicamente secondo determinati modi lui sa se tu prima pesavi 8 kg, sei andata in deperimento fisico, se hai avuto un deperimento psichico che non hai più una tua qualità di sonno, non hai più una qualità di vita. Sì, però poi è difficile sia, diciamo, credo che è difficile sia associarla a quella persona, perché uno potrebbe andare in depressione, ma lui ti dice, beh, anche, cioè, sono problemi suoi, mica diciamo lo potrei andare io. Diciamo che non è facile, però se tu all'inizio della relazione hai persone che testimoniano che comunque tu eri una persona che lavorava, che aveva il suo cerchio di amicizie, che aveva il suo equilibrio psicofisico, a un certo punto tu cominci a perdere peso, non cominci più a dormire, chiedi aiuto al medico perché gli racconti la situazione, chiedi i tuoi amici, i tuoi familiari, i tuoi colleghi vedono il tuo deperimento fisico,
perché logicamente magari poi tu non piangi, perciò magari non vedono il tuo deperimento psichico, però è una catena e di conseguenza in base a tutto ciò posso anche stabilire una violenza, perché se tu da un equilibrio in un modo, da quello che tutti dicono, da quello che può essere il tuo datore di lavoro, da quello che può essere il tuo medico che ti conosce magari da una vita e vede comunque il tuo cadere in uno stato depressivo, allora lì può essere diagnosticata. Se non ci sono queste cose, non si hanno determinate prove. Ma diagnosticata sì, però che è troppo difficile, cioè diagnosticata la depressione sì, ma poi associare la causa-effetto, cioè nel senso che... Certo, perché diciamo la depressione che... mi è per... La violenza psicologica, se non si hanno prove tangibili, non è facile di diagnosticare. Sì. Certo, per quello che dico, se magari io dico sempre, se succede che lui vi aggredisce davanti a persone che potete chiedere di testimoniare, quella è già una prova, perché comunque tante volte anche loro perdono il self-control e magari davanti a altri, al posto di farsi vedere, perché sappiamo tutti che davanti agli altri fanno vedere l'uomo più innamorato del mondo, però si cade anche in questo, perché c'è chi in un momento che non ha la sua barriera innalzata, c'è il rischio che faccia vedere quello che è, e magari in quel momento tu hai persone che possono testimoniare, e già questo è un punto. Però sai, avendo più punti, perché... A livello psicofisico una persona ha un cedimento, ha un carimento, perciò se ci sono più elementi possiamo anche avere in mano qualcosa di più. Certo, non è facile come una violenza fisica, quello è tutta un'altra cosa, anche se anche la violenza fisica può essere la tua parola contro la loro, perché chi ti ha... Beh, prova, ovviamente, beh certo. Ecco, perché se siete voi due, tu ti fa cadere, ti fai male, lui può dire che sei caduta da sola, provami il contrario. Sì, 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 no, beh, certo, ma giustamente, cioè, certo. Per tutte le se cose... Se uno vuole i 150.000 scamataggi per non farsi prendere per non farsi prendere in castagna, li sa, dobbiamo essere fortunati, che quello è una cosa importante da fare, questo sicuramente. Però visto che sono anche persone non empatiche, visto che sono persone che non gliene frega niente di te, loro saranno sempre gelidi. Il problema è che tu, che sei quella che gli sta subendo le conseguenze, non avendo più una tua centratura, sei tu che vai sclero, sei tu che alzi il tono della voce, sei tu che ha bisogno di farmaci, e questo purtroppo potrebbe essere deterrente per te. Per quello che dico sempre io alle persone, quando decidete di intraprendere un'azione legale contro il manipolatore, la cosa più importante da fare è concentrarvi sul vostro benessere psicofisico, affinché nessuno vi possa far perdere il controllo, nemmeno lui. Se fa apposta per farti perdere il controllo, tu non lo devi perdere davanti a lui, perché tutto va contro di te. Per quello. Perché è una linea sottile questa, e purtroppo ci sono persone che da vittime purtroppo passano carnefici, o quando magari lui ti manda un sms, tu per fargli capire le tue ragioni gliene mandi 100, alla fine passi tu per stalker e non lui. Cioè, perciò io dico sempre attenzione, non finiamo a raggirare il tutto e a prenderci noi la colpa quando siamo noi che dobbiamo avere ragione, a quello, e basta poco, veramente poco. Perciò, non è facile, perché sono esseri purtroppo molto furbi. Se si rendono conto che in qualche modo tu stai raccogliendo le prove, faranno di tutto per trovartele e distruggerle, faranno di tutto per comportarsi in modo ineccepibile. Perché? Perché logicamente non gli conviene farsi trovare allo scoperto, quello anche. Per questo motivo che io dico veramente state veramente attenti, basta veramente poco. Se avete figli e perdete il controllo voi perché lui vi esaspera e voi alzate la voce, o magari litigate davanti ai figli, non fatelo mai perché questo lo può usare lui, o magari assumete psicofarmaci, siete già in una situazione non bella da poter chiedere un qualcosa, perché purtroppo è meglio che le sappiano queste cose, perché non è facile, perché se una assume psicofarmaci e logicamente non ha un equilibrio ineccepibile, difficilmente può vincere una causa, questo lo dico sinceramente, perché non è facile. Sì, sì.
Non è facile. Ma perciò... cose, la cosa fondamentale è uscire fuori e non... La cosa migliore è andarsene. Appena sentite che c'è qualcosa che non quadra in questo essere, appena vedete i primi segnali di abuso psicologico, perché comunque, parliamoci chiaro, inizia con l'abuso psicologico. Sì, infatti. Ecco, appena vedete questi segnali e vi rendete conto che c'è qualcosa che non va nel suo comportamento, non aspettate di essere arrivati proprio sottoterra. Però io so che non è facile, perché come si suol dire, non è i segnali, io adesso li riconosco, ma quando è capitato a me non li ho riconosciuti, ma perché ero digiuna completamente di quello che poteva essere un essere del genere. Perciò io adesso ogni volta che parlo a quelle che mi contattano, parlo nelle dirette con te, nelle premiere con te e racconto le cose, mi rendo conto che tutto ciò che io ho vissuto non lo sapevo che cos'era. Però Sì, certo, diventa adesso poi mi difficile. rendo conto che tanto più tante persone praticamente ascoltano, tante persone sono, cioè io adesso logicamente dopo quello che mi è successo, ho cominciato a studiare, ho cominciato a cercare di capire, sono andata a informarmi, sono andata alla radice, ho fatto un determinato tipo di lavoro, ho lavorato sulla dinamica del manipolatore. Attenzione però, perché non possiamo noi definire un soggetto narciso manipolatore covert o over se non è stato diagnosticato da un professionista, perché altrimenti rischiamo che, perciò non è che possiamo dire quello lì è stato e fa il nome e cognome, è così, perché altrimenti rischi magari anche tu qualcos'altro. Certo. No, ma la cosa fondamentale è che a te non ti va bene, non è che devi fare una diagnosi, te ne vai e via, cioè indipendentemente È la da cosa, che guarda, sia diagnosticato, esatto. cioè. Perché se non avete prove tangibili, iniziare un percorso legale con un essere del genere senza avere prove tangibili non vi conviene. Non vi conviene perché spendete troppi soldi. Se invece ci sono prove tangibili, come la violenza fisica, o avete prove anche di violenza psicologica, perché ci sono persone che lo possono dimostrare, allora fatelo. Ma se non avete in mano niente, non è facile. No. Non è Ma poi assolutamente facile. una cosa fondamentale è non aspettare troppo tempo, cioè non No, no. aspettare che sia già arrivato, cioè, nel momento in cui ai primi segnali, quando lui non ha ancora fatto un investimento narcisistico grande su di te, vattene via subito, perché La sennò cosa, io più dico sempre resisti, che la cosa vieni, migliore. peggio è. La cosa migliore, io ti ho detto, io ci sono stata assieme 4 anni e mezzo, ci ho messo 2 anni e mezzo a chiudere la relazione, quando dopo circa 4-5 mesi avevo già notato i segnali, però non riuscivo a capirli. Cioè, a un certo punto ti ritrovi veramente che non sai se quel suo comportamento è un comportamento perché secondo quello che dice lui ti ama o se invece è ossessionato da qualcosa. Perciò sei in una situazione che non riesci a vederci chiaro e poi vabbè, poi alla fine ti fai e ti dici, ma sono io il carnefice o sono la vittima? Cioè, perché ti fai anche questi ragionamenti quando vai oltre. Quando vai oltre, perciò non è facile. Assolutamente, però io in 2 anni e mezzo, ci ho messo 2 anni e mezzo a chiudere la storia e comunque non è stato un percorso semplice, a parte i ricatti che lui mi faceva, perché comunque i suoi ricatti sono stati. I suoi ricatti sono stati quelli che mi hanno bloccato. Quello sono stati i suoi ricatti, appunto, la sua. Però sono persone di un'estrema cattiveria, di una gelidità totale, perché comunque sono veramente gelidi, gelidi, gelidi. Sono Eh persone sì, da lasciar bisogna perdere. avere la forza di chiudere e guardare oltre, insomma, Avere la non forza stare di lì a. chiudere, ma non farsi, non provare nemmeno compassione. Io quando leggo tante persone che mi scrivono, provo compassione e io ribadisco, ma ricordate quello che ha fatto? Vi ha fatto del male, vi ha distrutto, godeva nel vedervi piangere e tu devi provare compassione per un essere del genere, ma chi se ne frega?
si arrangi. Sì, beh, quello che hai fatto te lo ritrovi ritornato. Perché esatto. Secondo la legge del karma, ciò che fai ti viene restituito 3 volte tanto. Bene, te lo riprendi e ti arrangi. Forse magari ti serve anche per farti un cammino, magari per cercare di arrivare in una prossima vita, non con questo, come sei in questa, per l'amor di Dio, cosa che poi, vabbè, non faranno mai un cammino, questo l'abbiamo capito, però logicamente non possiamo essere noi i salvatori o le salvatrici di questi personaggi, non lo potremmo mai essere, non lo saremo mai. Basta, non lo vogliono, loro sono perfetti, meravigliosi, così, punto. Del resto non gliene frega niente di voi. E questo non mi stancherò mai di dirlo, mai, mai, non vi amano, non gliene frega niente. Se vi dicono che vi amano, lo dicono a voi e lo dicono altre tre, perché comunque quello che devono capire è che ci siete voi, ma ci sono anche altre dietro. Perché il narcisista non rimane, o la narcisista ha sempre il suo harem dietro. Perché tu gli dai approvvigionamento, ma poi se tu quella giornata che loro hanno bisogno tu non sei disposta a darglielo, devono avere a qualcun altro che glielo dà. Per forza. Ovviamente. Perciò non pensate che siete le uniche o gli unici per questi personaggi. E quando non gli servite più, perché magari siete diventata brutta, perché logicamente vi ha tolto ogni energia vitale, o siete diventati brutti, vi ha lasciato lì come un sacco vuoto, praticamente vanno a cercarsi altro, ma vi tengono come cestino dei rifiuti. Perché se sei sposato con un narcisista, difficilmente chiudono il matrimonio, perché poi ti devono magari pagare anche gli alimenti, o se hai dei figli e questo quest'altro. Perciò cosa fanno? Ti tengono come cestino dei rifiuti, nel frattempo vanno a cercarsi altro rifornimento narcisistico, ritornano a casa, tu che devi fargli da serva, da schiava, ti trattano male, ti insultano, il classico gaslighter. Perciò abbiamo detto tutto. A che punto? Io dico sempre, ma facciamoci una domanda. Quanto è importante la nostra vita per noi stessi? Quanto è importante per noi stessi stare bene? Facciamoci queste domande e diamoci delle risposte sincere. No, infatti. Non c'è nulla di più importante, quindi rovinarsi la vita non vale veramente la pena. Insomma. Rovinarsi la vita per una persona, che sia uomo, che sia donna, non vale la pena. Già in un rapporto, diciamolo, sano, ci sono già i problemi. E già, okay. Figuriamoci in un rapporto tossico, alleluia. Io dico sempre, quei 4 giorni che stiamo al mondo, persone, che siamo uomini o siamo donne, cerchiamo di viverli bene. Altrimenti non ha senso. Se devo stare in vita e rovinarmi la vita, e parla una che ci ha vissuto e l'ha vissuta. Perciò se devo avere un rapporto che mi deve far star male, chiudo il rapporto, mando a fanculo e sto per cazzi miei, scusatemi l'espressione, con i miei animali, che sto da Dio. Perché a un certo punto bisogna volersi bene. Perciò una persona non può vivere per far star bene gli altri. Una persona innanzitutto deve vivere per star bene in primis se stessa. Certo, ovviamente. Ma anche se lo fai per lavoro, prima di tutto devi stare bene tu. Ah, beh, certo. Perché ci sono anche a livello lavorativo persone che ti distruggono, perciò via. Sì. Beh, i narcisisti stanno un po' dappertutto, cioè in tutte le... Certo, beh, io ho avuto una persona relazioni. Che dietro le quinte mi ha detto che lei ha avuto una storia con un professionista del settore e le armi, vuoi che non le conosceva lui? Sì. Perciò ce ne sono molti. Ho avuto un'altra persona che mi ha contattato, praticamente lei, anche lei, una professionista del settore, e l'ha distrutto questo uomo, l'ha veramente distrutto. Indipendentemente da chi sia la persona. Ma c'è chi non vuole uscirne comunque.
Esatto, questo è il problema. Il problema c'è in fondo chi è quello, non vuole uscirne, c'è chi ha in mano tutto, ma non ne vuole uscire, perché dice, piuttosto che, sto così. Io vi dico che se ne uscite, e chi ha il coraggio di uscirne, poi vedrà che tutto, a questo essere tutto torna, perché come ho detto pagherà anche lui. Perciò non dobbiamo fare niente altro che ritrovare il nostro equilibrio psicofisico, lasciare andare le cose, se vi riaggancia nuovamente lasciatelo fuori, perché dico sempre il no contact, che cosa significa? Bloccarlo su tutto, è inutile non bloccarlo, è inutile tenere ancora una chat aperta dove lui ti può scrivere, dove lui può vedere ciò che fai e che non fai, non ha senso, bloccatelo su tutto. Eh sì, anche perché sennò poi la tentazione, diciamo, è quella ma di accettare. Poi, perché quello che ho detto più di una volta, dico sempre, solitamente una vittima quando chiude con il carnefice chiude perché è arrivata esausta la storia, ma non perché non prova più amore per quell'essere, ma c'è ancora una dipendenza affettiva. Perciò è naturale che spera sempre che il suo principe azzurro torni, il principe azzurro che l'ha in qualche modo messa sul piedistallo all'inizio, è naturale che questa pensa e lo spera che torni, ma non tornerà mai, se lo torna, torna per il frangente di ripescarti e poi ributtarti nella fogna dove ti aveva buttato prima, punto. Esatto, cioè non sperate che cambi, questo è... Non cambierà mai, assolutamente. C'era la speranza, insomma, cioè... Eppure sono tante persone che continuano imperterrite ad avere questa speranza. Sì, sì, perché non riescono a staccarsi da cosa? Da quel periodo di love bombing. Quel periodo di love bombing, molte persone rimangono agganciate proprio a quel periodo, con la speranza che questi esseri ritornano a darvi quello che vi hanno dato. Non ve lo daranno mai, perché quello che vi hanno dato era studiato a tavolino. Gli serviva per agganciarvi, ma non provavano assolutamente nulla di nulla, punto. Nulla di nulla. E poi, comunque, anche sessualmente, la prima cosa che vi toglie è proprio quello. Ah beh, sì, sì, sì. Perché lui vi aggancia, ok? Ma la maggior parte dei narcisisti non sono molto bravi a livello sessuale, ma vi accangiano proprio in quello e poi ne fanno benissimo a meno, perché i loro desideri sessuali non sono quelli di una persona normale, per quello che dico, a un certo punto vi lasciano lì e non gliene frega niente. Sì, 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 e troveranno, quindi, che non vale, infatti, niente, vi diranno che non vale, poi niente, non vale neanche, anche se fosse anche se fosse invece prestazionale, non vale la pena stare ma no, per comunque tempo. Cioè, insomma. Io ho sentito molte persone che non lo lascio perché sessualmente eravamo il top. E tutto il resto? Che vuol dire? Dove lo mettiamo? E appunto. Cioè il prezzo che devi pagare è poi talmente alto che non ha più senso. Cioè, ma per quello che dico, facciamoci una domanda. Che cosa vogliamo veramente per noi stessi? Che cosa desideriamo per la nostra vita, per il nostro benessere psicofisico? E diamoci la risposta sincera, perché se non ci diamo una risposta sincera, in più, se non lavoriamo sul problema, all'origine del problema e capire perché attiriamo sempre tipologie di uomini in questo modo, li attraeremo sempre. È inutile dire chiudo la storia, mi sono liberata, basta. No, perché il prossimo che ti attiri sarà uguale a quello precedente, se non peggio. Perciò cerca di capire, ok, ho attratto questa persona, bene, mi ha fatto da specchio, bene, cerco di capire il perché, cosa mi ha attratto da quella persona, perché ho permesso a quella persona di, perciò se non andiamo a lavorare all'origine del nostro problema, perché attenzione, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e dobbiamo capire il perché abbiamo permesso. Se non lavoriamo su questo, continueremo ad attrarre le stesse tipologie di uomini e continueremo sempre a stare male. Non basta uscire da una relazione tossica per risolvere il problema.
per risolvere il problema devi andare alla radice e capire il perché. E io questo non mi stancherò mai di dirlo, perché quando sento ne sono uscito, ho chiuso, adesso bene, bene, vivo. Quindi chi vuole... Dimmi. Massimo? Non ti sento più. Sì, dicevo, chi volesse... Sì, io ti sento. Chi volesse contattarti per lavorare con l'ipnosi, come deve fare? Io lavoro con l'ipnosi, andiamo alla radice del problema, perché comunque andiamo alla radice da capire il perché abbiamo permesso, e non con la mente razionale, ma lavoro col conscio, il superconscio e l'iperconscio. Di conseguenza la mia email è paolafendi@gmail.com. Chi mi vuole contattare mi lascia anche il numero di telefono finché io possa chiamare, perché non do mai spiegazione in modo epistolare, ma mi preferisco un verbale, perché con un verbale sento una voce. Poi vabbè, dopo io logicamente possiamo lavorare sia online che in presenza, e la seduta online ha la stessa efficacia della presenza. Poi chi mi dice io preferisco in presenza mi va benissimo, non c'è nessun problema. Chi mi dice sono troppo distante, posso farlo online, va benissimo, anche perché comunque lavoro con una videochiamata dove io ho la possibilità di vedere il tuo linguaggio verbale e il tuo non verbale, perché come ripeto il non verbale è basilare per il mio lavoro, perciò devo anche riconoscere il non verbale. Certo, certo, no, il non verbale è fondamentale. Esatto, perciò chi mi vuole contattare mi trova. Bene, bene. Poi vabbè, mi trova sul mio canale Paola Fendi, chiocciola gmail.com, canale YouTube, ricordiamo. Paola Fendoni, sì, canale... Oltre alle porte del tempo. Poi vabbè, mi trovano su tutti i social. Il mio libro qua, Andate e Ritorno, che parlo praticamente, do quello che è l'infarinatura in merito a quello che è un narcisista manipolatore covert, quelli peggiori, e di conseguenza è una storia vera, una storia vissuta, l'ho passata, perciò so capire benissimo quando e come può stare una persona quando si ritrova nella trappola del manipolatore. Bene, contattate Paola e quindi che dire, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo dopo Pasqua, intanto vi faccio gli auguri di Pasqua a tutti. Sì, sì. Eh già, perché la prossima settimana bene, è Pasqua. Bene, bene, Pasqua. Sì, già. Domenica Buona Pasqua. E... Sì, sì. Un ciao, bacio Paola. Massimo, auguri, un bacio a tutti e dopo Pasqua. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.